Casa di Sindri. Prego, entrate. Ora, se voleste pulirvi i piedi con molta cura, io vi aspetto. Non vuoi pulirti i piedi, vero? Niente piedi. Le camere sono là, la cucina invece è laggiù. Vi va uno spuntino? Kratos? Uno spuntino? No, niente spuntino. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto per raggiungere Svartalfheim e salvare Tyr. Tyr? Che vivo? Ma dico cosa? Che cosa? È tutto a posto. Gli ho detto tutto. Lo sappiamo già. Tutto quanto? Hai aiutato mio figlio a disobbedirmi. No, io ho vegliato su di lui. Ho fatto le tue veci. Nessun rischio, eravamo davvero al sicuro. Forza, di qualcosa. Quello che è importante ora è cercare di ripristinare i viaggi tra i regni. Tu sai come fare? Sì, lo so. È che c'è... È solo che c'è... Qui c'è tanto fango. Allora perché non hai già aperto una strada? A essere sincero, per questo avevamo bisogno del tuo aiuto. Oh, oh! I fratelli Uldra hanno finalmente bisogno dell'uomo più sapiente del mondo. Esatto, è proprio così. Ehi! Quella! Andateci Brock. Piano! Quello come è entrato qui. E chi diamine è? Quello è mio figlio. Beh, per tutta Yarsmida, che cosa gli è successo? È maledettamente alto ora. Ed è proprio... così! È tutta colpa tua. Venite con me, almeno troviamogli qualcosa che gli vada bene. Sta diventando grande, stupido nano. Non ti sei mai sentito impacciato in gioventù? Ehi! Ormai quello che è fatto. Ma tu dovrai farti rispettare d'ora in poi e fare la cosa giusta. Oh, ci sta provando, credimi. D'accordo, sistemiamo la vostra roba prima che andiate in giro a bighellonare. Inizia da questo. Lo scudo. È messo molto male. Non vuoi che te ne costruisca uno nuovo? È molto importante per me. Beh, vedrò cosa posso fare. Nel frattempo, che ne pensi se te ne do uno come rimpiazzo? Benvenuto nel negozio dei fratelli Uldra. Crea potenze armature, complementi per armi e oggetti utilizzando le risorse che hai raccolto. Scudi disponibili. Brock ha materiale a sufficienza per forgiare un nuovo scudo. Vai nel menu scudi. Al momento ho abbastanza risorse per crearne solo uno. Ma se me ne porti altre, vedrò che cosa posso fare. Scudo impavido. Oppure lo scuro muro di pietra. Vai. Più nel mio stile. Uno scudo creato per il guerriero che si focalizza sulle intenzioni dell'avversario. Non è adatto ai deboli di cuore. Equipaggia. Armatura. Brock è pronto a creare un'armatura personalizzata per Atreus. Per Atreus. Armatura compagno. Quando dovrà crescere, sarà meglio che ti abitui a comprargli nuovi vestiti. Perfetto. Armatura creata con grande cura dai leggendari fratelli Uldra. Equipaggia. Mi eri perso della roba. L'ho messa nel forziere. Che faresti senza di me? Darò un'occhiata in giro. Alla mia stanza. Lì a Sindri quando sei pronto. Ecco cosa avevamo dimenticato. Cioè? Ah. Il fabbro nano Brock è stato il primo alleato che abbiamo incontrato quando siamo partiti dalla volta del picco della montagna. Lui e il suo fratello Sindri hanno realizzato il Leviatano per Fey e ciò ha costituito il mio legame con i due. Brock è brusco e ha la lingua lunga, ma la sua sbruffoneria nasconde della saggezza. Lo trovo un compagno gradito. Il posto è di tuo gradimento, spero. Come sblocchiamo i regni? Ci serve una cosa da laboratorio. Seguimi e porta con te la testa. Quindi, dov'è tenuto esattamente Tyr? È imprigionato in una miniera chissà dove. Non sappiamo altro. Il regno è pieno di miniere, lo sai. Vi servirà aiuto per trovarla. Oh, dovreste parlare con Durlin.
Chi è Durlin? È un nostro cugino, più o meno. Lavora per la città, si occupa di sicurezza, ha accesso a qualsiasi tipo di informazione sulle miniere. E so che non è amico di Odino. Per questo tua madre chiese il suo aiuto per organizzare una ribellione. Pronti? Una ribellione? Tu ne sapevi niente? No. Un capo ribelle che conosceva la mamma. È proprio ciò che ci serve. Penso che vi siate persi il tada. Beh, cos'è? Non importa. Lo olierò in un attimo. Ci vediamo fuori, al passaggio. Capo ribelle, Durlin? Se non è un po' gonfiata questa. Eh? E tu? Dici solo Atreus. Le cose così. Bene, ci vediamo là fuori, Sindri. Sentito. Passaggio mistico. Ci servono solo il Bifrost e la testa. No, tocca a te. Questa sarebbe la parte in cui c'è bisogno di me? Esatto. Questo dispositivo è stato creato su misura per te. Ti aiuterà a vedere meglio il problema. La testa messa dovunque. Bifrost. Va bene. Posso anche controllarlo? Oh no. No, 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 no. Questo serve a farti stare fermo mentre ti puntiamo la luce negli occhi. Ah, Sindri, schifoso bastardo! Oh! Poveretta con la testa. Aprili, aprili, dai! Oh, speravo davvero di non dover usare le pinze. Fallo! Fatto, fatto. Bene, ora rilascia! Non è... piacevole! Il segnale, presto, sbrigati! Arrivo, arrivo! Per le uova di Rasvelger, a che serviva tutto questo? Lo vedrai presto. Devo solo regolare... Ecco, dovrebbe andare. Visto? Ah, hai capito, i nanetti. Te li do io i danni permanenti, coglione! Le quante rune. Kratos, lanciami! Voglio infilzarlo! Non sai stare al gioco, vecchio caprone! La posso riprendere? Il Bifrost è rotto. Ora potrete usare i semi di Yggdrasil per questi passaggi. Non vi servirà più alcun tavolo o lampada Bifrost. Mi serviva per la luce. Ok, giusto. Mi inventerò qualcosa. Ma prima, vieni. Lascia che ti mostri come funziona. Ce ne sono 8? Punta la tua chiave verso la runa di Svartalfheim, a destra, e concentrati. Non era l'unico. Così arriverete alle terre umide, fuori Nidavellir. Raggiungete la piazza della città e chiedete di Durlin alla taverna. Sei sicuro che lo conoscano lì? Durlin è sempre stato un ubriacone impenitente. Magari è cambiato del tutto, ma secondo la mia esperienza... Vuoi venire con noi? Oh, verrei, ma le terre umide sono... umide. E ci sono grim dappertutto. Creature ostili, viscide e puzzone. Buona fortuna! Grazie. Aspetta, che? Buona fortuna! Sono arrivati? Wow. La via alla ricerca di Teo. Ok, qua inizia la nuova. È caldo. Possiamo usare questa barca se riesco a liberarla. Attento. Coltellino. Perché sono così veloci? Dietro, occhio. Nista! Ma che sono, pesciolini? Ancora.
Ok. Vedo che partiamo con il piede giusto. Atreus, hai abbassato la guardia. Ma ho liberato la barca. Quando sei pronto possiamo attraversare i canali. Andiamo a vedere qua che sta. A che serve la catena in acqua? Dovrebbe essere di un traghetto di rifornimento nanico, che sembra scomparso. Non riesco a credere che la mamma abbia guidato una rivolta contro Odino e non me l'abbia detto. Il fatto che non sia andata troppo bene potrebbe aver influito. Ciò che ha fatto prima che la incontrassi era affar suo. Gliel'hai mai chiesto? Occhi sull'acqua. Ci sono risorse. Quella ruota blocca il canale. Immagino che se riuscirai a girarla potremo passare. Andiamo qua. Così queste sono le terre umide. Nome calzante. È una palude. Questo odore mi fa bruciare gli occhi. In effetti è un po' più forte dell'ultima volta che sono stato qui. Sembra che dobbiamo passare oltre quel geyser. Aspetta che esploriamo. Non si può andare più. Se solo fossimo a Midgard, l'acqua si sarebbe congelata subito. Oh, sì? Ah, abbiamo qualcosa. Sembra un manufatto risalente alla resistenza nanica. Un bracciale? Bracciale di Raedmar, padre di alcuni nani che potresti conoscere bene. Raedmar, famoso per due cose. Innanzitutto è uno dei più grandi corazzai di Svartalfheim. Poi i suoi figli sono tutti draghi. È il padre dei draghi ora conosciuti come Regin, Fafnir e Othr. Ok. Ah, cose del passato. Ho trovato uno di sei. Questo. Uno dei tre sigilli. Ok, c'è la cassa lì. Due e tre. Perfetto. Cassa Nornana sbloccata. Una mela. Salute massima aumentata. Ok. Sarà abbastanza resistente. Ovviamente è di fattura nanica. Giriamo intorno. Tyr era un amico dei giganti. Chissà se la mamma lo ha mai conosciuto. Ha partecipato alla rivolta qui? È possibile, il dio della guerra spesso ha sostenuto i giganti, anche se non ricordo abbia mai dichiarato ufficialmente la sua fedeltà. Ma andiamo, deve esserci un modo più veloce per scendere. Eccoli. In arrivo, a destra! Vai. Bella. Mista! Si è tosti. La prima e l'una l'ultima per parlare, ok. Ok, dai, togliamoci così. Ok, qua ci possiamo andare sopra. E ci andiamo appena quella cassa.
Andiamo di qua, qui chiuso. Ok, deve esserci un modo per girare la ruota quassù. Wow! Qualcuno poteva avvisarmi che stavo per finire con il muso contro un paio di chiappe. Il terreno. È stato un terremoto. Un avvenimento occasionale ma non raro a Svartalfheim. Con tutte queste miniere il terreno non può che essere un po' instabile. La raggiungi la ruota da qui? Gio! Oh wow! L'hai abbassata esattamente fin dove ci serviva. Guarda un po'. Pensavo, forse il motivo per cui è così caldo non è che il freddo non ha ancora raggiunto questo posto. Ok, credo che non ci sia altro. È solo diverso. È così. Il Fimbulwinter non colpisce tutti i regni allo stesso modo. È strano che il grande inverno riusciamo a passare sotto al ponte. Vediamo. Siete abbassi. Allora, qua possiamo attraccare. Qui c'è una qualcosa da prendere. Vediamo. Rugiada potere runico di Yggdrasil. Una bevanda ottenuta da rugiada nell'albero. Aumento di 2 potere runico in modo permanente. Ok, abbiamo 2 posti. Allora, attracchiamo prima qua vicino. Vediamo, ma penso che sia comunicante. Alla tua destra! Bella volata! Ok. Perfetto. Allora, stavo vedendo, qui ci sono un po' di cose da bruciare. E c'è la cassa. Qui si può andare? No. Ok, no, quindi sono 2 zone di attracco diverse. Ok, e prendiamo questa alta cassa. Padre, lassù. Tutti morti questi. Da soli. Pelle non conciava. Pelle non conciava, va bene. Hai trovato qualcosa lassù? Qualcosina. Ok, andiamo a fianco. Bello che escono dall'acqua, ma se cadono in acqua muoiono. Va bene. Questo? Hanno coperto quei guys.
Penso che dovremmo far muovere quella ruota, ma non arriva l'acqua. Ok. La ruota si muove e il cancello sta scendendo. Sei ingegnoso come i nani. Alla barca. Se i nani di questo regno sono come Brock e Sindri, è difficile credere che si siano schierati con Odino. Beh, non è raro che la gente venga accecata dai propri interessi più immediati. Odino ha offerto loro sicurezza e contrariarlo può essere pericoloso. Forse hanno solo bisogno che un paio di dei arrivino e lo sfidino. Atreus, non siamo qui per questo. Stavo scherzando. La guerra non è uno scherzo, soprattutto quella tra dei. Sembra che per arrivare a Nidavellir dovremmo aprire quel cancello. È troppo veloce. E come la prendiamo? Affiancala, attacca da dietro. Bene. Ok. Ben fatto. Vediamo cosa ha lasciato. Ormr, una creatura misteriosa. Mimir dice che è nata da un titone sfuggito al martello di Surtr mentre lavorava nella sua cucina. Il custode di Muspelheim ha dato vita al tizzone con il suo mantice e il suo primo atto è stato rubare e distruggere i metalli preziosi che Fabro stava usando per forgiare un'arma. Mimir ha cercato di dirmi che Surtr l'ha trovato divertente. Se fossi stato Surtr non mi sarei divertito. Va bene. Che ci ha dato? Ferro battuto, pelle non conciata, runa spezzata, depositi di scorie. Allora, lì c'è un'altra sfera. Qui c'è qualcosa da aprire. Andiamo prima a vedere di qua. Lasciano vita, vabbè. Resti di bestia. Ah, ecco. Ok. Oh, penso di aver capito. Un poema di Kvasir, molto intellettuale. Se ne trovi altri, artefatto. Dovresti raccoglierli. Poesie di Kvasir. Ragazzo, se posso chiedere, cosa speri di scoprire da Tyr esattamente? Beh,
Come ho detto, speravo potesse dirmi qualcosa su Loki. Vorrei anche ascoltare le sue storie, il viaggio verso altri mondi, tutte quelle cose. Ah, ok, abbiamo liberato la storia. Magari anche come era combattere a quei tempi. Solo per ascoltare la storia, ovviamente. Storia. Speriamo che Tyr abbia voglia di parlare dopo essere rimasto imprigionato così a lungo. Non tutti i prigionieri di Odino sono simpatici e loquaci come me. Non sappiamo se Tyr sia davvero lì. Vero. C'è qualcosa che può prendere Atreus? Se i geyser e l'odore sono peggiorati a causa del Fimbul Winter, forse sono peggiorati anche i terremoti? Potresti aver ragione, ragazzo. Non c'è niente, nessun punto d'attracco. Atreus, guarda. Wow, allora una città è fatta così. Benvenuti a Nidavellir, fratelli. Chi è? Nano. Ehi, nani! Tutti nani! Oh, stanno fuggendo. Un allarme. Suonerei un allarme del genere se avessi ancora un corpo e temessi di venire decapitato. Di nuovo. Ma tutto questo per noi. Sono spaventati. Temo proprio che sia un allarme. Perché si nascondono? Sta attento. Guarda qua. Nidavellir. Ehi, possiamo parlarvi per un... Non vogliamo guai, per favore. Di sicuro non ci aiuteranno. Meglio trovare da soli la taverna di cui parlava Sindri. Sempre che ci facciano entrare. Questi edifici sono davvero incredibili. I dettagli del legno sono davvero straordinari. Servirà qualche nuova abilità. Quella è una statua di Odino. Devono proprio adorarlo qui. O temerlo. Te lo rompo? No. C'è una cassa. Sindri. Ciao. Farei il sorpreso, ma sapevo che sareste stati qui. Ho qualcosa per te. Eccolo. Con calma. Che c'è, nano? È bello essere qui anche solo per una volta prima del Ragnarok. Oh, se questi ciottoli potessero parlare. Ma poi avrebbero delle bocche. Luride e disgustose bocche. Ti dispiace se do un'occhiata all'arco? Che vuole fare con l'arco? Ce lo potenzia? Oh, questa è da un po' che doveva essere sostituita. Tentare di sfruttare la sensibilità strutturale di alcuni materiali alle vibrazioni sonore è una cosa che volevo fare da molto tempo. Ok, nuova abilità per questa, allora, le macchie verdi. Per il tuo tentativo? Che poteri avrà ora? Abbi pazienza, trovo che sia meglio osservare questi cosi. Oh, in azione. Blum. Tieni. Oh, mira quella porta laggiù. Ma prima di lanciare, di Schialfa. 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 Allora prima di proseguire andiamo a prendere quella cassa. Schialfa. Ah! Beh,
Non pensavo che avresti disturbato metà delle inquietanti creature. Ok. Ok. Allora, Durlin. Schiavo, Sindri, sai dove si trova la taverna? Ti sembro un tipo che frequenta sporche taverne? Il buco che avete fatto a quella fogna ha un'aria promettente, però. Per voi. Dovrebbe condurre dall'altra parte della città. Tanto non riuscirete ad aprire altre porte qui. Al tuo servizio. Ora cade per chiudere le vie della resurrezione. Quindi sono tutti chiusi in casa per noi. Oh, dei, sì. Odino governa con il pugno di ferro qui. Ogni forestiero è una minaccia. Puro stile Odino, mi sembra. La prossima costa. Ci rivedremo! Allora, volevo andare a prendere quelle cose che ho già visto verdi. Qui. Perfetto. Un altro poema di Kvasir. Sfida terrestre della società grande. Fortuna. Ciao. Ogni forestiero è una minaccia. Per proteggere i nani? Pare di sì, ma conoscendo Odino, sono sicuro ci sia un altro motivo sotto. Beh, molti sostenitori in questo regno. Non ci sono guardie in pattuglia. Noi non siamo una minaccia. Perché nascondersi? Resisti e diventerai un esempio per tenere gli altri in riga. L'autoconservazione. Non volevo fare questo. Bomba incendiaria della propagandista anti-Odino nella ribellione di Durlin. Aveva grande acume finché non è passata a mezzi più pesanti. E quanti si... Schialba! Ok. Qua sento un corvo. Ma sono corvi normali. Ok, quella è la stessa strada. All'aria promettente, vero? Non sembra una casa. Se lui è lì, forse dovresti lasciar parlare me. Tu? Beh, non vogliamo intimidirlo. Tu sei alto come un albero e porti una testa mozzata alla cintura. Nessun problema. Giusta osservazione. Molto bene. Tutto buio. Ah, ecco qua. Fate attenzione. A quanto pare ci sono degli intrusi. Oh, siamo noi, credo. Beh,
Se volete uccidermi, almeno lasciatemi finire questa canzone. Quell'allarme era proprio nella giusta tonalità. Stiamo solo cercando un nostro amico. Si chiama Durlin. Beh, sappiamo entrambi che non è vero. Durlin non ha più amici. Ma se vi serve solo questo, uscite dal retro e vedrete l'ufficio della sicurezza dall'altra parte del fiume. Basta che non ci creiate guai. E mentre viaggi per questo regno, magari potresti pulire il disastro della testa. E cioè? Dopo, fratello. Scusate, un'altra cosa. Anche se questi sono regali, quindi io non dovrei scusarmi e tu dovresti essere quello che ringrazia. Tieni, fa attenzione. Che cos'è? Una bussola. È bellissima. Grazie, Sindri. È bella, vero? È anche molto utile. Grazie a questa potrai trovare tutto ciò che il tuo cuore desidera. Davvero? Se il tuo cuore desidera andare nel luogo in cui tu e tuo padre avete deciso di andare insieme, sì. È una bussola. Ah, ma una bussola bellissima. Ora filate via. Bussola e mappa. La bussola nanica e la mappa possono condurre Kratos agli obiettivi. Premi la parte sinistra del pulsante touchpad per passare alla mappa. Ok. Venite. Ci sarà una barca qui. Secondo Sindri, Durlin era una specie di capo della rivolta. Non sembra però che abbia molti seguaci. Era è la parola chiave qui. Ho visto un molo laggiù. Forse c'è una barca che può portarci da Durlin. Una bella zona con soldi. Vabbè, un po' di soldi abbiamo fatto. Ma che casetta di nano. Allora, qua non c'è nulla, qua non c'è nulla. Già. Oltre le rocce alle mie spalle c'è un edificio. Forse dovremmo andare da quella parte. Ehi. Non c'è niente, andiamo. Quei dannati impianti. Cosa intendi? Lo Skald ha ragione a incolparmi. Sono stati una mia idea. Se avessi del tempo, si trovano nella baia oltre questa galleria. Ok, qua c'è un'altra goccia. Apprezzerei davvero molto se potessimo dare un'occhiata agli impianti nel lago, sulla destra. Si vedono le ciminiere da qui. Ma se non vuoi esplorarli ora, il luogo in cui si trova Durlin è oltre il cancello aperto sulla sinistra. Ok. Pensiamo ad altre cose orribili di Odino e Thor. Poi c'era Groa, ovviamente. Custode del sapere e profeta del Ragnarok. Thor uccise suo marito. Odino insabbiò tutto e poi la uccise lui stesso. Fermo. Finiremo dopo. È l'ufficio della sicurezza. Perlomeno così dice l'insegna che sembra sul punto di cadere in testa a qualcuno. E là, c'è qualcuno? C'è nessuno? C'è qualcuno che legge. Stiamo cercando Durlin. Avete un appuntamento? Prego, parla tu. No, perché si viene per appuntamento qui? Eh? Ma
faccia simpatica. Sei qui per ritirare qualcosa? Credi che se vai in giro con una testa mozzata sul fianco mi convincerai ad approvare la proposta di accrescimento di Astrid? Perché tutti vedono la prima cosa che vedono è una testa mozzata. È in una miniera da qualche parte. Hanno detto che potevi aiutarci. Dove hai... Hai tagliato anche a lei la testa con quella? Lei era mia moglie. Che cos'è? Cena un polpo. E io... Cena. Ci siamo chiesti dove fosse finita dopo il nostro fallito colpo di stato. Fallito? Già. Fallito. Bella cicatrice. Fei è morta. Come i migliori. E i sopravvissuti ne pagano il prezzo. Mi dispiace, non vi posso aiutare con la faccenda del prigioniero. Ma lui potrebbe sapere come fermare Odino e liberare Svartalfheim dagli Aesir. Combattere il padre di tutti non mi interessa più. Aspettate, fermi. Prendi questa. Con l'anello, la macchina. Che cos'è? Una sanzione. Violazione delle norme igieniche per aver trasportato una testa a marcia. Due demeriti per aver nominato il nome del padre di tutti e per... già... avermi incasinato la scrivania. Una sanzione. Pagate con comodo, ok? Fuori subito dal mio ufficio. Ciao. Quale parte di fuori subito dal mio ufficio non ti è chiara? Hai detto che si chiamava cena? Ah, certo. Grazie, credo. Che gli ha dato una pietra. Esce dall'ufficio e raggiunge il porto. Andiamo, va. Ok, nuova zona. Ehi, non è una sanzione. Non ora, ci sono dei nemici. Vai! Schiaffa! Occhio a destra! C'è un altro! È l'ultimo! Ok. Pulita la zona. Wow. Ok, dicevo. Penso che Durlin abbia scritto delle indicazioni. Il nano ci ha dato una mappa. Più o meno. Hai sentito il suo odore? Sembra portare a una miniera oltre la montagna. Ah. Dir, Durlin ci ha aiutato. Non tutti usano le armi per combattere. Raggiungere la miniera oltre la montagna. Allora, vediamo un attimo. Ma questi si rompono. Ok, prendiamo sta cassa.
perché li devo rompere? Chi alfa? Guardiamoci in giro. Con questo potremmo risalire la montagna. Forse vedremo una miniera lassù. Ah, niente di meglio di un treno nanico. Prendiamo le casse. Ferro battuto. Liscio. E questa? Quando sei pronto, risaliamo la montagna con il vagone. E chi lo muove? Da solo si muove. Heimdall, un nome che facevo a meno di risentire. L'hai appena detto tu, a voce alta. Durlin, non gli serviva dirlo, fratello. L'aveva scritto in faccia. Cioè, beh, scritto col fuoco, in realtà. Sulla testa. Col fuoco sulla testa di Durlin? Ribellioni fallite spesso prevedono punizioni rapide e durature. È un capitano di Odino? Sì, e possiede anche il Gjallarhorn. Un vero credente, quel tipo. Poche cose sono Gjallarhorn in Destiny era il lanciarazzi fortissimo. Grandi ricordi. Siamo arrivati, direi. Forza! Di qua, vedo un altro vagone. Ok, cerchiamo la cucina. Forse trovare Tyr è la cosa migliore. Sembra che Odino non volesse farcelo trovare. Quando Tyr sarà libero e potrà tornare a essere il dio della guerra, Odino non avrà tempo di pensare a noi. Se è la sua guerra, forse lo farà. Qui sento qualcosa. Eccola. Eccolo. Perfetto. Sentito. Ok. C'è la vita. Vediamo qui che sta. Una bomba. Bomba disinnescata, sì. Forse appartenente a Bari il Nano, costruttore della grande sala Lir. Oh oh, c'è qualcuno. È un draghi quello. Cos'è successo qui? Attenzione. Penso sia morto. Sì, decisamente morto. Mi chiedevo se... Padre, attento! Alfa! Bellissimo! Ah!
Eccolo! Vai! Arrivi, gli apri la mascella! Atreus! Pronto! Il coltello! Bravissimo! Bravi! Eccezionale! Quello era grosso! Stai allerta, potrebbero essercene altri! Attacco l'unico... leggero per le lame. In tal caso attacco l'unico leggero, ok, e andiamo a metterlo. Fiamme di angustia, un rapido montante che genera un geyser di fuoco e scaraventa via i nemici. Qua giù, vedo una miniera. Deve essere quella di cui parlava Durlin. Binari, la sua a sinistra. Forse c'è un altro vagone. Padre, non credi che dovremmo schierarci con Tyr nella sua guerra contro Dino? La guerra non è l'unico modo. Siamo dei. Dei migliori. Cerchiamo di fermare il Ragnarok, di aiutare le persone. E se l'unico modo fosse la guerra? Atreus. Esploriamo. C'è una porta. Alla fucina. Di qua, immagino. Alla fucina. Probabilmente dietro questa semplice indicazione si cela il grande risentimento dei nani nei confronti della morsa di Odino su Svartalfheim. A che serve il progresso se nasce dall'oppressione? Vabbè, e non si può andare. Presi i soldi, vediamo di qua che sta. C'è una cassa qua. Ok. E non vedo altro. Nuova pergamena punti. Caro sovrintendente, è con grande vergogna e tristezza che devo informarla che non sarò in grado di soddisfare la quota dalle richieste per questa stagione. Mi ritengo semplicemente incapace di forgiare un'armatura della qualità e nella quantità che lei mi ha richiesto.
Ovviamente la colpa è solo mia, spero tanto che la mia dimostrazione di consapevolezza possa convincerla a essere indulgente nei miei confronti. Al momento la mia produzione si è ridotta significativamente a causa delle ferite che ho subito in precedenza per non aver rispettato la sua quota e temo, che lo dico sempre con il massimo rispetto, ulteriori punizioni corporali non farebbero che minare ancora di più la mia produttività. Attendo la sua risposta con trepidazione. Ma chi le scrive questo? Perfetto. Atreus. Seguimi, Atreus. Ehi, come cacchio vado là? Sì, un'arrampicata. Ho sentito un calvo o no? Ok, ci siamo andati, saliamo. Da siamo venuti. Gli obietti continuano a uscire dalla colonna, sembra un nido. Preso! Fatti tutti? Un orco. Ripara il vagone rotto. Sembra che dovremmo rimetterlo sui binari. Ce lo buttiamo via. C'è qualcosa lì. Non c'ho le... Wow, questo affare è piccolo. Ok, andiamo a sinistra. Intendevo la mia sinistra. Continua. Ci siamo quasi. Un po' più a sinistra. Sinistra tua, mia. Sì, così. Ecco, ci risiamo. Ti ha dato una pietra. Kraken? Ah, dici cena. Sì, è ricoperta di alghe. Pensavo che potremmo mostrarla a Brock e Sindri quando torniamo. Tieni. Un cucciolino di Kraken. Ok, siamo venuti a cercare Tyr perché non ci fidiamo di Odino, no? Se ci pensi bene, la guerra potrebbe... Oh oh. Qualcosa che ci tira? A sinistra! A destra! Dimmi quando! Atreus, cerca un freno per fermare il vagone. Ci sarà pure una leva. Trovata! Il freno è bloccato! Riprovaci, fratellino! Padre! Fermalo, ora! E quanti sono? Penso che stia per... Ah! No! Merda! Alzati! Padre! Un troll! Un troll! Subito!
Subito! Non posso credere che siamo sul serio! Dietro! Veleno alle tue spalle! È stato assurdo. Tutto. Puoi dirlo forte, fratellino. Pezzi d'argento. Allora, vediamo un attimo da qua. Saldi. Ok, ah, di qua si può saltare, guarda, va. Perpieto, va. Dove andiamo? Sopra di te! Ok, mazza, fuggente. Allora, ragioniamo. Qua c'è una bella cassa. Questo posto è incredibile. Allora, di qua si scende. Possiamo scendere. La cote della squartatrice notturna. Quando si resiste all'occupazione, a volte i metodi più ovvi sono i migliori. Nuova artefatto. È vecchia e inutilizzabile. Ora va. Cote di Loftaid. Occhio! Occhio!
Galleria per nani, si vede, piccolina. Oh, regione scoperte, miniere di Jasmida. Ok, allora qui non abbiamo niente. Scendiamo. Guarda per terra, dei binari. Devono condurre nella miniera. Dovremmo superare questo carico. Chi Alfa! Ok, dovremmo far abbassare quello, immagino. Sembra che l'acqua alimenti la gru che tiene sollevato il carico. Ehi, hai fermato il flusso d'acqua in quel trogolo. Ci siamo! Attraversiamo! Allora, qui con le lame. Accendiamo qua. Scommetto che ce ne sono altri qui vicino. Troviamoli. Eh certo. Due. Tanto prendiamo questo. E dobbiamo trovare il terzo. Immagino, devo richiamare Fascia. Ah, si è spento perché? Ok, aperta. Aperta questa cassa. Mela! Aumento della vita. Ah, una delle due mele di Yodun necessarie per aumentare la salute. Va bene. Se mi aiuti potrò salire lassù. Uppa, vai. Bene, vado a cercare una visuale migliore. Padre, c'è un cancello quassù che porta all'entrata della miniera. Prova a salire, mi serve una mano per sollevarlo. Sì. Oh, andiamo, puoi saltare. Le tue ginocchia non sono mica così male. Atreus. Spero tu riesca a saltare. Oh, ma perché mi hai preso? È un altro di quei trogoli di legno. Mi chiedo come i nani abbiano pensato a cose del genere. È colpa del grande motivatore, la comodità. Perché faticare quando puoi far lavorare per te quegli affari bagnati? Spero che ci sia Tyr. Atreus, solo informazioni. Lo so, non trattarmi come se volessi scatenare una guerra. Però non lo stai negando. Fratelli, possiamo lasciar perdere per adesso? Ma sono caduto. Ehi,
solleva dal tuo lato. Io farò lo stesso. È più pesante del previsto. Grazie. Non hai fatto niente. Ok, qui abbiamo visto. Là c'è qualcosa. Perfetto. Proseguiamo. Allora, lì l'hai chiuso, quindi immagino che sarebbe stato bloccato. Forse puoi colpirlo da un'altra angolazione. Eh sì, ho capito. Sembra l'ingresso della miniera di Durlin. Sposta tutto. Poi il fabbretto. Ho altro per voi. Sindri! Che cos'è? Visto che al momento non avete nessuna fonte di luce, scusate, e non potete vedere quali orrori si annidano nel buio, queste vi aiuteranno. Ok, ora tornate alla vostra esplorazione. Grazie, Sindri. Ehi, ma che vuoi dire con quali orrori si annidano? È andato. Sparito nel nulla. Occhio! Chi Alfa! Giù! Rote a sinistra! Bellissimo! Chi Alfa! Fatti! Ah, ok, per non farli andare lì! Grim appollaiato in alto, abbassiamolo! Chi Alfa! Ci è mancato poco. Ho capito perché si possono rompere, per non farli mettere lì sotto. Ok, adesso possiamo girarlo. No. Perché ancora no? Avete visto? Quell'enorme gru viene da questa parte. Sta lì. Sì, signore. Ci vediamo di là. Mimir, quante possibilità ci sono che Tyr sia rinchiuso qui? Ah, Durlin sarà anche svitato come questa gru, ma non penso che ci abbia voluto depistare. Pensi che Atreus si fidi troppo? Vuole mettersi alla prova. Questo annebbia il suo giudizio. Ah, so che hai più fiducia in lui di quanto a me. Che fine ha fatto Kvasir? Oh, fatto altri poemi. Fatto a pezzi dal suo pubblico. Beh, da uno in particolare. Thor. Arnese e Botto.
Corno? No, che cos'è? Complemento per lame. Pumi della scintilla eterna. Allora io ho questo 4 e 5, questo sì è 3. Così ne abbiamo trovato. Ci siamo. Allora, questa è la miniera. Qua c'è un altro di questo coso che non si può fare. Sembra che l'ingresso ufficiale della miniera sia bloccato. Deve esserci un'altra entrata. Potremmo entrare da qui. Di qua. Bello. Non è un vicolo cieco. Su, vediamo dove ci porta. Di nuovo loro. Dentro! Ma da dove arrivano? Andiamo. L'odore è quello di una miniera, non c'è dubbio. Penso di sentire anche l'acqua. Piano, Atreus. Sta attento e pronto. Oh. Penso di aver capito da dove vengono quegli abietti. Ti accerchieranno in fretta. Sta vicino. In arrivo da dietro. Oh, ma che cosa. A destra! Dietro di te! Oh, sono caduto. Vai. È morta. Ora occupiamoci di tutti gli altri. Sono finiti. L'odore di quei cosi è nauseabondo. Una conseguenza per averli disturbati. Proseguiamo. Ah, è la furia. Allora, quindi di qui abbiamo preso tutto. Non sento rumore. Ah, qua, no, quella è l'uscita da dove siamo venuti. Possiamo andare avanti. Non credo che riusciremo a entrare in altri modi. Scusa. So che avevi detto di non farlo, ma non riesco a smettere di pensarci. Passiamo tutta la vita a combattere. Non capisco perché non possiamo farlo insieme a Tyr. Non lo conosciamo. Abbiamo visto gli altari. È un capo.
Ha tenuto testa a Odino come nessun altro. Se l'ha fatto prima, perché non dovrebbe rifarlo ora? Le visioni del passato non raccontano tutta la storia. Ehi, le montagne rosse. C'è una porta. Non appena saremo scesi da qui, cercheremo Tyr. Deve essere vicino. Lì c'è qualcosa col vento che ancora non ho. Mi sembra che tu sia arrabbiato con me o qualcosa di simile. Da quando siamo arrivati a Svartalfheim, hai criticato ogni mia mossa. Se non pensi che possa guidarci, basta dirlo. Non metto in dubbio la tua competenza. Ok, ma cosa vorrebbe dire? Pensa al tuo scopo. Torsolo! È enorme! Ci avranno messo secoli a costruirlo. Belle lucertoline. Un'altra porta. Dobbiamo controllarla. Le istruzioni di Durlin non dicono quale. No, da qui facciamo da soli. La tua domanda di prima, sul mio scopo. Voglio aiutare il dio della guerra a fermare Odino. E ciò ma significa questo va in circolo o si fermerà da solo? Tenetevi forti, amici. Sindri? Oh. Ah, ecco. E fate siamo attenzione a uscire da lì. Un piede alla volta. Ci sono chiodi arrugginiti ovunque. Hai visto tracce di Tyr? Come se volessi attraversare questo labirinto di fogne. Ok, grazie, Sindri. Noi andiamo avanti. Allora. Guarda, c'è una porta dall'altra parte. Tyr potrebbe essere lì. Tanto vediamo queste iscrizioni. Chiunque l'ha scritto aveva occhio per i dettagli. Che significa? La stanza segreta. Non so che dire. Non tutto c'era una storia intrigante. A volte la gente etichetta le cose per quello che sono. Il flusso è bloccato. Allora. Alfa! Alla fine hai sbloccato il flusso, fratello. Che si fa ora? Perfetto! Ha funzionato! Raggiungiamo la porta. Pezzi d'argento, pezzi d'argento. Non vedo altro. Se non erro, non ci sta niente. Ok, andiamo. Tyr? Beh, di sicuro questo non è il posto in cui si trova Tyr. Deve essere qui da qualche parte. La miniera è enorme. Atreus, perché vorresti fermare Odino? Parli come se conoscessi il suo piano. Non lo conosco. Ecco perché siamo... Fratelli, con il Fimbulwinter in corso e il Ragnarok in arrivo, Odino sarà disperato. Qualsiasi cosa voglia fare, di sicuro non gioverà a nessun altro, se non a lui stesso. Esatto. Soldi? C'è altro che si può rompere? No. Quanti ragnoni. È basso per noi. Lui potrebbe quasi camminare in alto. Allora, qua che abbiamo? Dall'altra parte, c'è una porta. Forse è quella giusta. Ah!
Ok, tranciato. Aha. Qualche novità? Qualche novità? Collaborazione. Abbiamo costruito questo regno con le nostre mani naniche. L'abbiamo rinforzato con i nostri muscoli nanici e l'abbiamo innovato con le nostre menti naniche. Ma finalmente non saremo più soli. Abbiamo scoperto di condividere la forza e l'ingegno con gli Aesir di Asgard. Ora i fabbri nanici lavoreranno fianco a fianco con i soldati e gli ingegneri Aesir. Ora la schiena degli Aesir si farà carico di una parte del peso sopportato dai compagni nani affinché il carico sia più leggero per tutti. Sono stati i nani a rendere Svartalfheim ciò che è diventato. Ma insieme agli Aesir possiamo renderlo qualcosa di persino migliore. Ok. Ah, ne valeva la pena. Ah, qua che sta. Resti di bestia. Dillo poi quando ci vado. Ok. Verde. Schialba. Funziona. Ah, ok, abbiamo liberato quel, perfetto. Sono qui dentro. Non per scoraggiarti, ma è una miniera dopo tutto. Mimir, questo è scoraggiante. Ah, lì c'è qualcosa. Vabbè, quando arriviamo alle porte, quindi credo che sia abbastanza ovvio raggiungerlo. Avete visto là? Schiappa! E dall'altro lato c'è una porta rossa a sinistra dietro la gru. Tira avrà trovato a fuggire. Dovremmo controllare. Un momento, dove va? Torneremo. Altro trauma. Un'altra porta. Facciamo piazza pulita e controlliamo. Dietro, attento. Dove sta quello che lancia? Schiaffa! No. Fratello, quel Grim ha trovato un trespolo! Dove sta? È sparito! A destra! In arrivo! Alla tua destra! Padre, dietro di te! A terra! Veleno dietro di te! Ah, che cazzo di sprego! Su alla porta ora, eh? Oh!
Alfa! Questa la porta no, è chiusa. Andiamo a vedere di qua. Vediamo, Un vicolo cieco. Ah, perfetto. Non credo che si vada per di qua. Una statua per gli Aesir? Certo, e poi rubata da Altiof il ladro. Statua di Altiof. Prima cerchiamo altrove. Va bene. Qua. No. L'elevatore. Tyr non è lontano. Straordinario. L'acqua che trabocca alimenta la gru. Astuto. Saliremo in un attimo. Ottimo! Così l'acqua continuerà a traboccare. Perfetto. Oh. Ok, nuovo esercizio. Pensate a come si deve sentire Tyr rinchiuso in questa miniera. Se fossi imprigionato da Odino e poi mi liberassero, Odino sarebbe in cima alla mia lista. Ma mi basterebbe prendere a pugni qualsiasi cosa, o chiunque, anche solo per sapere se sono ancora capace. Vediamo che sta... Tyr? Wow, che è successo qui? Un altro abietto! Abietti! Dietro di te! Padre, dietro di te! Quei cosi non erano Tyr. Diamo un'occhiata. Quello è un cimelio.
Cimelio ottenuto. I cimeli forniscono un'abilità speciale che si attiva con L1 più cerchio. Talismano di Mei. Sono già potenziale. Conferisce un bonus al danno da mischia. Ah, ok. Di bestia, possiamo attraversare. Sento una brezza, forse potremmo uscire se proseguiamo di qua. Certo, andiamo. Un'altra stanza vuota. Fratellino, forse dovremmo... No, non dirlo nemmeno, lo troveremo. Là, dall'altra parte della caverna c'è una porta. Andiamo. Aspetta, prima. Prima ci va di qua. Ci troviamo sopra al punto in cui siamo scesi dalla barca. Questa miniera è un'enorme spirale. Bella cassa. Adesso non apre. Credo di sentire qualcosa. Questo è chiuso dall'altro lato. Una statua. Non è solo una statua. Quel volto di pietra dominava l'entrata del mulino cosmico costruito da Durin il Generoso. Statua di pietra di Durin. Credo che i manufatti dei ribelli siano tutti qui. Possiamo riportarli a Brock. Un'altra tana di droga. Un altro droger a sinistra. Schiava! Oh, questa l'ho sentita, fratello. Vai a fuoco!
poco! Ma probabilmente lo sei già! È veloce! In arrivo, da dietro! L'abbiamo trovato all'altra tana di Droger, vero? Strano. Polvere dei regni. Potenziamenti arme. Qui che abbiamo? Sono pronto a questo. Un altro vicolo cieco. Dove può essere? Atreus. Complimenti per Asha. La miniera è abbandonata. È improbabile. Tira è qui. Lo so. Le indicazioni non si fermavano all'entrata. Dobbiamo cercare finché non lo troviamo. Hai detto che mi avresti seguito. Beh, io dico di continuare a cercare, quindi dacci un taglio. Fa attenzione. Ti seguirò. Ma ti dico ciò che vedo. Puoi non essere d'accordo con me, ma non ti rivolgerai mai più a me in questo modo. Intesi? Ok, fatto tutto. Che è successo? Perché non funziona? La catena è bloccata. Schiaffa! Dovrebbe andare. Quando vuoi. Andiamo. Un'altra porta. Deve essere questa. Lo vedremo. Sembra che prima dovremo raggiungerla. Arrampicati e cerca un altro modo. C'è una manovella qui. Che fa quella manovella? Atreus, un altro esercizio mentale. Un uomo che passa la vita a combattere come Tyr può avere il desiderio di mettersi alla prova. La prova lascia una scia di distruzione. E se la scia di distruzione fosse un bel po' di cattivi? Perché preoccuparsene? Sei forte e hai fatto la cosa giusta. La guerra non misura la forza di un uomo. Spero che un giorno lo capirai. Sembra che la macchina rilasci dei minerali nel trogolo d'acqua. Forse ci siamo. Sì, ho creato un blocco. Ci siamo quasi. Forse possiamo far muovere di nuovo la piattaforma. Schiaffa. Ce l'abbiamo fatta. Ci vediamo alla porta. Forse ci siamo. Chi è?
Lo sentite, fratelli? Penso proprio che non siamo soli. Occhi e orecchie bene aperti. Depositi. Veniva da qui. C'è un passaggio che conduce fuori. Vabbè. Prepariamo e andiamo. È finito. È tutto. Tutto stretto. Atreus, non si può fare niente. Le mie parole ti irritano. Va bene, ho capito. Fratelli, aspettate. C'è una luce accesa là. Ehi, forse ci siamo. Quella porta è sbarrata. Deve esserci qualcosa dentro. Una porta simile non protegge certo le lenzuola di ricambio. So cosa dobbiamo fare. Chi Alfa? Beh, ovvio. Vatteraggerast! Che voce. Chi sono? Gli Einjar possono infliggere Bifrost sulla barra della salute. Guarisce nel tempo, ma così possono farlo esplodere. In arrivo, da dietro! Quello è Bifrost! Hai nerito a sinistra! Ok. Non ci vogliono lì dentro. Deve essere questa. Torniamo al lavoro. Riapriamo. Non si è aperta, no. Grande Kratos! Tira, tira, tira! Ha battuto il portone! Eccolo! Così! In questa stanzetta microscopica. Quale artificio è questo, Odino? Ma che gioco stai giocando con me ora? Non siamo con Odino. Noi siamo i buoni. Gli occhi. L'abbiamo liberato. Questo è il dio della guerra. Quelle lame. So chi sei. Assassino degli dei. La tua fama ti precede. Sei qui per uccidere me ora. No, per liberarti. Stammi lontano. Fratello, lascia che provi io. Tyr, Tyr. Senti, tu mi riconosci, vero? Mimir. Voi avete ucciso Mimir. No. Noi l'abbiamo rianimato. Voi state lontano da me. Siete dei mostri. Fermati. Molto lui impaurito questo dio della guerra. Aspetta. A sinistra! Alla tua destra! Dietro, occhio!
Bifrost, fa attenzione, fratello! Mi sento. Ok. Atreus! Atreus! Di qua! Bloccalo! Sto per prenderne un bel po', vero? Vattene via. Era l'ultimo. Troviamo tuo figlio. Ok. Lì. Come sta parlando? Oddio, che mi lasciate in pace. Tyr, ascolta, non ti vogliamo fare del male. Vogliamo farti Andatevene uscire via, e prego. Portarti in salvo lontano da Odino. Abbiate pietà. Questo è mio padre. Che sospiro. Aiutiamo la gente. Io non dovrei stare qui. Vi prego, è peggio quando si arrabbia. Padre! In piedi! Non sei forse un guerriero? Non sei un condottiero? Torna in te! Mio figlio ci ha portato in questo posto. Perché? Guardalo! Tu? Perché mai? Neanche mi conosci. Conosco la tua storia. Hai aiutato i giganti. Noi ricambiamo il favore. Noi? Noi? Noi ce ne andiamo. Tu vieni con noi. Bestione. Tieni. La tua statua nel lago aveva la lancia. Pensavo che ti servisse... Un bastone? No. Pensiero gentile, ma un no. Bastone. Grazie tante, no. Ma... Va bene. Io sono scappato perché non sempre so che cosa è reale. Certe volte c'è un... Non ti devi vergognare, fratello. Viviamo in tempi molto strani. Anche voi lo sentite parlare? Dobbiamo tornare a casa. Hai sentito? C'è dell'aria che viene da laggiù. Forse siamo vicini a un'uscita. Con quali nomi posso chiamarti? Sono te. Conosci già Mimir. E lui è mio figlio. Perché il figlio di uno spartano parla a nome degli Jotnar? Mia madre era l'ultima gigante di Mimir. Laufey? Laufey. Ricordo quel nome.
Anche lei voleva aiutare le persone. Ora è nella luce di Alfheim. Niente, quella è una nuova abilità. Si può. Ci penso io a quello. Sei il minimo che possa fare. Wow. Perché rischiare l'ira di Odino liberandomi? Beh, sta arrivando il Ragnarok. Speravo lo sapessi. Pensavamo volessi aiutare. Voi mi avete liberato per una guerra. No! Dunque, Tyr, è bello vederti di nuovo dal vivo. Mimir, cosa ti è accaduto? Ho seguito le tue orme. Tradimento, prigionia infinita, esecrabile tortura per mano del padre di tutti. Non meritavi un trattamento così. E tu sì? Però ti dirò, la mia vista era meglio della tua. Lo abbiamo trovato in cima a una montagna avvolto dalle radici degli alberi. L'unico modo per liberarlo era... beh, quello. Estremamente piacevole per tutti quanti. Ah! Stai bene? La luce. È passato così tanto tempo. C'è un affioramento roccioso più avanti. L'ombra ti farà stare meglio. Andiamo. Sversan. Quindi Baldur... Baldur è morto. Odino lo mandò a inseguire un gigante a Midgard e lui trovò Kratos. Io avevo promesso di portare questi due sulla vetta più alta dei regni se mi avessero tagliato la testa e convinto Freya a rianimarla. Mimir, racconta di Baldur. Ci stavo arrivando. Non ci sono state non solo le divagare. Ehi, siamo tornati a terra. Ok. Attenzione! No. Vabbè, ci penso io. Dietro, attento! Dietro di te! Perfetto. Fatto, fatto. Andiamocene prima che altre creature ci attacchino. Avresti dovuto prendere la lancia e difenderti. No. Ho rinunciato alla violenza. Ma sei il dio della guerra. Non più, da molto tempo. Se Odino desse inizio al Ragnarok, davvero non combatteresti? No, nemmeno se lo chiusi. Ok. C'è la vita. Questo è il traghetto, quello che diceva, dei nani. Quindi torniamo a quell'isola principale. Prima di continuare, ditemi la verità. Che cosa volete da me? Voi che parlate del Ragnarok? È un dio della guerra, quello che cercate? È quel Tyr che vi serve? Atreus,
Io... Perdonatemi. Vi sono grato per avermi liberato. Però se volete che io vi segua in guerra... O peggio ancora, che vi guidi... Uccidetemi ora. Ho smesso di lottare. Il danno è fatto. Nessuno ti ucciderà, fratello. Meglio morire che assistere al Ragnarok. Noi non vogliamo la guerra. Vogliamo solo risposte. Ma io non so come aiutarvi. Non ha importanza. I giganti si fidavano di te. È questo il Tyr che ci serve. Ci servi tu. D'accordo. Non chiedo altro che una notte di riposo. E magari del cibo. Del cibo? Credo abbiate ucciso le guardie che mi portavano la cena. Fratello, forse ora vuoi finire la tua storia? I figli di Thor ci attaccarono. Li uccidemmo. Baldur voleva uccidere Freya. L'ho ucciso. Ma non hai raccontato che abbiamo combattuto e liberato le Valchirie? Che i giganti sono scomparsi? Che sono stato chiamato Loki? E poi gli altari e... I giganti? Quando siamo arrivati a Jotunheim, erano tutti... morti. Morti? Pensi che Odino... Non lo so. Io penso che prima ce ne andiamo e meglio è. Ehi, cosa sono? Rinforzi da Asgard. Ok, cos'è? Vorranno indagare a fondo sulla mia scomparsa. Usano il cielo per viaggiare tra i regni. Odino ha degli assi nella manica a cui non avevamo pensato. Stanno arrivando anche a Nidavellir. I nani staranno bene. Non dobbiamo più preoccuparcene. Dobbiamo andare. Ora. Fugge attraverso il passaggio mistico. Occhio! Tildurda! Ok. E quello c'ha paura, lui. Andiamo. Oh, la ricerca di Tyr completato.